Non potevamo non essere qua, dopo la mobilitazione enorme che nelle tante grandi città di questo paese ha portato migliaia di persone in piazza. Oggi siamo davanti alla RAI a Roma per dire che il servizio pubblico non è il servizio padronale di Giorgia Meloni, non è il servizio padronale di questo governo. Noi lo stiamo dicendo chiaramente, la RAI deve raccontare questo, deve raccontare queste piazze, deve raccontare il genocidio che sta avvenendo in Palestina da 3 mesi. Non sopportiamo più questo silenzio. Lasciare se belline, lasci in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 delle genti che passeranno, gli diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questa piazza non solo ha espresso una critica rispetto all'operato della D nei confronti dell'artista Cale, ma è espressione di un malcontento generale di una gestione di un servizio pubblico, e si è visto dai numerosi interventi che ci sono stati. È esplosa la rabbia nei confronti di un'informazione che da mesi sulla questione palestinese, ma in generale, non crea informazione vera, ma crea demagogia e informazioni che sono, come dire, utili a chi governa e al potere. Sono intervenuti diversi attori e attrici del mondo dello spettacolo, ed è questa bella trasversalità che oggi ci ha fatto capire che c'è un problema nell'informazione pubblica, nella gestione del servizio pubblico. La RAI deve tornare ad essere una TV delle persone, una TV che rappresenta le persone, non gli interessi del governo. Palestina libera, Palestina libera.